Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Si comincia con questa nuova diretta che vede una novità perché abbiamo non uno ma due ospiti in contemporanea e vediamo se riusciamo a reggere la diretta. Tra l'altro non so se i due ospiti si conoscono tra loro e credo che non si siano mai visti. Quindi sarà anche interessante questa cosa. Allora, intanto vi voglio presentare la new entry di oggi, che è Alessio il Guerriero Gori. Eccolo qua. Ciao, buonasera a tutti. Tutto Come va? bene, tutto bene, grazie. Grazie Manuel. Buonasera a te. Mi saluta mia cugina e adesso, come sapete, oggi c'è anche Emilio che ci fa compagnia. Ciao Emilio. Ciao a tutti, ciao. Ciao Manuele, Allora, voi ciao non vi Alessio. conoscete, vero? Ciao Emilio, buongiorno. Anzi, Buongiorno, buonasera no, perché... non ci conosciamo, no. Ora sì, Poi però. dobbiamo ricordarsi di cambiare l'orario, eh. Già. Stanotte Stanotte. va a parte l'ora legale. Sì, Ah sì, legale, vero. no? Insomma, legale. Ok. Allora, stasera si parla di calcio finalmente. Io era tanto che volevo parlare di calcio. Ora, ho ricevuto dei commenti abbastanza. Dice, no, non voglio. Calcio, ma ragazzi, dopo la musica e dopo la cucina, di cui vuoi parlare? Ma poi soprattutto sabato sera in zona rossa, dove cavolo vuoi andare? Cioè, non hai alternative, quindi per cortesia. Allora, dunque, io comincerei con una domanda generale ai nostri ospiti di stasera. Un pochino devo presentare Alessio, perché Alessio... Dunque, con Emilio ci conosciamo molti anni e abbiamo seguito tante partite dal divano. Ma Alessio invece è un tifoso da stadio, perché lui ha l'abbonamento, va allo stadio, è assiduo finché si E poteva trasferte. e trasferte qualche volta. Io mi ricordo, per esempio, ultimamente avevi l'abbonamento alla curva Ferrovia, che per chi non è di Firenze è la curva dei non esagitati, la curva dei tifosi più tranquilli, poveri. dei poveri anche, sì, vabbè, ma anche la Fiesole mi sa che non costa tanto di più, costa più o meno Sì, uguale, però però... ci sono sempre gli abbonati, i tifosi fedeli, Curva Fiesole vicino alla sezione ospite, quella È stata più un'invasione di campo. marginale. Sì, Una breve invasione di campo per capire cosa stavo facendo, la mia figliola. Allora, una domanda per il primo che mi vuole rispondere, molto generale. Quindi, due prospettive molto diverse. Il tifoso da divano, quale io onestamente sono, normalmente, il tifoso da stadio, quale Alessio è, io occasionalmente sono. Come vedete il calcio italiano adesso? Beh, bella domanda, eh? Chi mi vuole Vai, rispondere? vai Alessio, vai te, vai. Guarda, mi veniva da riflettere a una cosa in questi giorni, no? Le grandi occasioni che il calcio italiano un po' ha perso, a partire dall'inizio del lockdown, quando gli era stato chiesto di rendere visibili le Noi partite a siamo così. tutti, perché probabilmente era l'unica occasione per distrarre un po' la gente, e poi ci siamo accorti che invece è talmente intricato quel mondo di affari che non se ne è fatto di nulla di questo, però effettivamente da lì è stata un po' tutta un'occasione mancata dietro l'altra. Vederlo oggi mi sembra un calcio che si è allontanato molto dalle persone, effettivamente un mondo che è rimasto sopra le righe nonostante tutta questa crisi. Soprattutto la Serie A, poi in realtà, insomma, se parliamo di Serie C,
dove gli stipendi sono normali, lì ci sono società che falliscono dietro l'altra. Quindi io vedo un mondo molto, molto lontano a livello sportivo da quello che potrebbe essere rispetto agli sport competitor europei, e soprattutto a livello anche di etica e valori sportivi, che abbia perso veramente delle grandi occasioni in questi due anni. Emilio, te che dici? Sì, sì, soprattutto anche dal punto di vista proprio dei risultati, ormai ora anche quest'anno abbiamo visto praticamente uno struscinio di squadre italiane in Europa. Abbastanza, ecco, sì. Cioè, mentre appunto ci ricordiamo, no, negli anni 90 o fino al 2005 più o meno, insomma, avevamo una certa facilità ad andare avanti, ecco, mi avrebbe ripassato anche il più piccolo dei miei figli a fare un'invasione. No, avevamo appunto delle squadre competitive, apparentemente, se ci pensi, negli anni 90 soprattutto, cioè squadre piccole come piccole, poi insomma, non lo erano affatto, tipo il Parma o appunto la Lazio, ma noi stessi, la Fiorentina stessa aveva una facilità nel riuscire, cioè avevamo un vantaggio competitivo rispetto a quell'altra che adesso è completamente perduto, tant'è che adesso fatichiamo anche con nazioni ben più al di sotto di noi da un punto di vista storico, ma questo non lo so da cosa può essere dipeso. Sicuramente il fatto che girino meno soldi rispetto al passato. Spesso il nostro calcio degli anni 90 era anche, diciamo, insomma, figlio di, come si può dire, magheggi finanziari. Petrolieri dentro, c'era di tutto di più. Infatti poi la bolla è scoppiata e adesso... Ora non lo so, è interessante sapere, perché so che adesso in Spagna stanno vivendo una situazione simile, cioè che al Barcellona e al Madrid stanno iniziando a chiedere indietro i soldi. Quindi questo sarà interessante. Auguri, auguri, perché a Florentino Pérez, che è il presidente del Real Madrid, per chi non lo sapesse, Alessandra reclama altri argomenti, però adesso ci arriviamo, Sandra. No, dunque, ecco, tra l'altro sul discorso dei soldi ci volevo arrivare, perché in effetti ho letto una cosa interessante qualche giorno fa sulla Gazzetta o roba del genere, no, su una pagina di Instagram, una roba milanista, non so perché Instagram è convinto che io sia milanista, non lo so, sai, questi algoritmi strani che ti mandano la roba, si sono fissati che sono milanista. O i milanisti sono iper presenti su Instagram. No, ma te lo dicono per provocarti. Ecco, sì. No, io non è che ce l'ho col Milan. Tutto sommato, tra Milan e Inter, forse preferisco il Milan. Però, vi voglio fare una domanda. Ma dal punto di vista delle strisciate, qual è quella che vi dà meno noia? Il Milan. Ma l'Atalanta può conta? No. È strisciato il Lecce, la Lucchese. Ale, tu che dici sulle strisciate? Ma forse, forse il Milan anch'io. Forse la mia noia è quella dei tricolori. Sì, mi dicono ma sono strisce sottili, non conta. Comunque vi voglio dire una cosa, per dare un clima un pochino di tristezza un attimo alla trasmissione. Bene. Che io girando per i quartieri ormai fiorentini mi sono reso conto di una cosa abbastanza emblematica, e sul fatto che mentre 10 anni fa non succedeva con questa frequenza, ormai i ragazzi hanno tutti la maglietta o dell'Inter o della Juve, anche a Firenze, laddove un tempo non si permettevano una cosa del genere, anzi io mi ricordo ai nostri tempi venivi anche leggermente un pochino bullizzato se usavi certe maglie, no? O comunque preso fortemente, capito? Speriamo di no. Speriamo di no. No, comunque c'è un articolo molto interessante del Corriere Sportivo, perché parlava proprio del tifo, che prima si passava di padre in figlio, era più una cosa legata alle città, ora invece
si segue più la squadra che vince, la squadra che porta il grande campione. Quindi in queste operazioni comunque un po' di marketing, alla fine il tifo giovanile va tutto dietro a questi grandi club, e si sta perdendo contro il radicamento poi. E in effetti questo sarebbe un tema interessante da affrontare, cioè dovresti fare una trasmissione su dove sta andando un po' il calcio. Perde radicamento della città. Questa, siamo qui apposta. No, secondo me uno segue il calcio quando lo emoziona. La Fiorentina non è mai stata una squadra che vinceva molto, però era una squadra che emozionava. E quindi quando senti certe emozioni ti si scalda il cuore e magari al momento giusto ti innamori e segui la squadra. Ci saluta Francesca. E quindi ti metti a seguire la squadra, no? Diversamente, se questo non avviene, allora che cosa segui? Ci sono solo le vittorie, che tra l'altro sono vittorie neanche troppo divertenti. Cioè, detto, la Fiorentina oggi pratica un calcio amatoriale. Te l'Olimpia calcio la vai a vedere? La San Donnino la vai a vedere? Perché devi guardare la Fiorentina? E questo, siccome questo è grande domanda, perché un tifoso della Fiorentina deve vedere la Fiorentina se ti piace lo sport? E dagli ultimi tre anni il sport non lo vedi. Questo è proprio l'angolo, Ale, in cui non volevo che ci chiudessimo subito dopo 10 minuti. Ci arriveremo alla questo, fine. Questo è il grande tema, che non si fa più. Ho capito, però insomma, dai, ci arriviamo. Firenze vuole il calcio, perché se io ti chiedo a Emilio, a te vuoi vedere del bel calcio? Dice, certo, sì. E in quale sede lo vede? Non a Firenze. Perché a Firenze non si fa più calcio. No. Tra l'altro Emilio ha giocato nella squadra di calcio per anni. Sì, no, non ad alti livelli, però sì, ho giocato. E niente, io non so cosa aggiungere. Effettivamente la realtà fiorentina è un po' deprimente in questo periodo. Non vorrei far spappolare lo share. Che già non è elevatissimo, però. No, è vero. A Firenze ormai negli ultimi 5 anni si è fatto tutt'altro. Gossip, marketing di bassa lega, speculazioni, ma non calcio. Ma anche perché io devo dire una cosa, sono un pochino, quando sento le trasmissioni, no, soprattutto le radio locali che parlano appunto di questa possibile rinascita, io dei paragoni, per esempio con Bergamo, l'Atalanta che ha fatto calcio ad alti livelli in questi anni, io voglio ricordare a tutti che in realtà bergamasca è parte da lontanissimo, parte da quando io ero piccolino e mi ricordo che già in Toscana avevano iniziato a rastrellare tutti i vivai della Fiorentina, perché quando io giocavo negli anni 90, di fatto loro avevano già messo le mani su tantissimi vivai, Margine Coperta, lo stadio, insomma c'era già una realtà consolidata. Loro hanno messo quello che vediamo adesso praticamente. È iniziato a partire 20 anni fa e quindi è stata una costruzione anche di più di 20 anni fa, lenta e fatta da persone che ne capiscono di calcio e che lo vivono giorno per giorno, quindi talent scout e complimenti a loro. Però ecco, io penso che se noi vogliamo raggiungere quei livelli in breve tempo ci vuole veramente una bella manciata di soldi, signor Rocco, perché Ma altrimenti ci vuole molto tempo. Anche una bella manciata di lavoro che non. È anche una bella manciata di persone capaci nei ruoli giusti. Sì, Sì. certo. Però tornando, diciamo, al calcio italiano in generale, vi stavo dicendo, ho letto questo articolo di questa roba milanista che mi arriva su Instagram, e questa roba diceva: guardate, negli anni 2000, quando c'era il Milan, quello di Ancelotti che faceva sfracelli, no? Vinceva le Champions, diceva quello più pagato in assoluto prendeva 4 milioni. Ora i giocatori, ventenni, 22enni, se non gli offri 4 milioni non ti prendono neanche in considerazione, e sono giocatori
neanche lontanamente paragonabili a un Kakà, a un Maldini e a gente del genere. E questo è così, cioè, e questo si unisce a un'altra cosa che io ho sentito dire qualche giorno fa, che non mi ricordo neanche più da chi. Mi sembra, no, ho sentito dire da Marchisio, se non sbaglio, in un'intervista che gli hanno fatto. Marchisio, ex giocatore Juventus, ma un omino intelligente, che diceva: i giocatori adesso su cui scommettono le squadre sono mediamente molto giovani, troppo giovani. Prima un giocatore a 20 anni, 22 anni, ma col cavolo che era titolare, potevi cominciare a prendere in considerazione il fatto di essere titolare a 25, 26 anni, quando raggiungevi la tua maturità calcistica. Però adesso va visto un po' le piazze. Com'è? Che Firenze va visto un po' le piazze, che è vero, ma prendi per esempio Firenze, una piazza che dà grandi pressioni. E un giovane di 19-20 anni, se lo butti in prima squadra, gestisce male. A Sassuolo lo può fare, a Bergamo in un certo senso lo può fare, in alcune piazze no, perché sono piazze dove è una pressione. Cioè, noi a Firenze abbiamo, al di là della sua trasmissione, ma c'è sempre due o tre trasmissioni di reti locali, parlano solo di Fiorentina, due o tre radio locali parlano solo di Fiorentina, ti massacrano. Se te giochi a Sassuolo e fai una partita male, non ti caga nessuno. Beh, questa è una differenza, per cui un giovane può crescere bene, può crescere in tranquillità. Un giovane a Firenze può fare la primavera o può andare in prestito, altrimenti non ha la stessa serenità per giocare. Questa sì, è la verità. Però lui lo diceva in questo tono, cioè noi stiamo facendo una politica eccessivamente rivolta a raccattare l'ultimo giovane che le primavere del mondo hanno sfornato, l'ultimo giovane svedese, l'ultimo giovane tedesco, e bisogna a tutti i modi accaparrarselo. Questi qua giocano con già 20 anni, si sentono arrivati, e di fatto lo sono perché sono titolari in squadre prestigiose, però proprio per questo, diciamo, noi tartiamo le ali a quella maturazione che dovrebbe avvenire, andare di pari passo con la maturazione sportiva. Quindi uno deve avere la mentalità del titolare quando ci arriva, anche come a dare il suo massimo. Se ce l'ha troppo presto, lui faceva questo discorso, qualcosa non funziona, allora trovi giocatori che hanno una mentalità sbagliata perché troppo immaturi per poter reggere certe pressioni, certe situazioni, e fondamentalmente vai da poche parti, perché poi la maturità in campo si vede. Voi che ne dite? Hai messo? Sì. No, ha ragione, però devo dire anche dipende anche dal nuovo potere contrattuale che hanno questi ragazzi. Cioè, più che sono andati avanti nel tempo, ormai, cioè, loro, grazie ai procuratori, fanno il bello e il cattivo tempo. Mentre prima le società avevano un minimo di gestione, adesso praticamente, non so se avete visto negli ultimi anni, tutti questa schiera di giovani di belle speranze sono passati da Firenze, di fatto hanno fatto tutti lo stesso percorso, hanno ricalcato, cioè la storia di Chiesa è emblematica, ecco. Allora, raccontiamo la storia di Chiesa per i non tifosi della Fiorentina che ci stanno vedendo o che ci vedranno nei prossimi giorni. No, raccontiamo la storia di Enrico, non di Federico. No, quella è una storia bella, questa che è comunque si è conclusa. No, la storia di Federico è la storia di un ragazzo che è praticamente il figlio di un giocatore della Fiorentina, che quindi si trovava fisicamente a essere ragazzino qui, e quindi ha fatto le giovanili nella Fiorentina, ha fatto tutta la trafila, quasi dai Puccini, insomma da piccolissimo, che tra l'altro io seguivo, perché io guardavo le elenche dei giovanili, ogni tanto vedevo c'era sto Federico Chiesa che andava avanti. E diceva, ma chi lo sa, magari un giorno giocherà titolare nella prima squadra. E infatti ci è arrivato a essere titolare. Ha cominciato a essere un giocatore appetibile, però anche un po' a montarsi forse la testa, chissà che cosa gli hanno promesso, chissà che cosa gli hanno detto. Insomma, a un certo punto lui si era deciso che voleva andare alla Juventus, voleva solo la Juve. Noi l'abbiamo trattenuto in Fiorentina un anno, ma poi l'anno dopo l'abbiamo ceduto, tra l'altro
non si è ben capito se l'abbiamo ceduto bene o l'abbiamo ceduto male, nel senso che c'è un problema. È questa è una domanda, secondo me, che non dobbiamo porci. La vera domanda è, o meglio, la vera polemica è da fare sul fatto che non è stato sostituito. Quello sì, è il punto. Vabbè, certo, ma io non... Lui ormai non aveva più voglia, non era più quello degli anni prima. Vederlo alla Juve è un piacere, nel senso, non perché veste la maglia bianconera, ma perché veramente è arrivata una maturazione calcistica nell'ambiente giusto. Noi dobbiamo abituarci che alcune persone facciano un percorso e poi vogliono cambiare squadra. Il punto è che quando vendi un giocatore devi prendere uno migliore se vuoi ambire a crescere, o altrimenti non lo sostituisci o ne prendi uno peggiore se vuoi ambire a lottare per la successione, come più o meno si è fatto, diciamo. Sì, insomma, diciamo, una piccola meno... storia triste questa di Chiesa. Dici. Ascoltandovi sento praticamente avete due anime, diciamo, diverse, no? Entrambe giuste, cioè te Alessio parli giustamente, dice, visto che il calcio è così oggi, quindi arriva via un giocatore e devi prendere uno al suo posto, magari non Callejon, ma devi prendere qualcuno che riesca a sostituire. Esatto. Mentre invece Emanuele punta un pochino sempre, io lo conosco bene, e lui ha questa visione romantica del calcio in cui magari uno, lui spera sempre, come dire, che si crei un gruppo di giocatori legati alla maglia che possano portare in qualche maniera, anche se non a vincere, però come, quindi a dare un senso d'appartenenza. E purtroppo in queste due visioni, in questo momento, quella più realistica e che si sta verificando è quella d'Alessio. Ma secondo me fino a un certo punto, perché ora può anche starci che un giocatore è gobbo dentro e vuole andarsene alla Juve, perché tra l'altro lui aveva la possibilità di andare a Liverpool, non al Civitavecchia, a Liverpool, che l'anno scorso ha vinto la Champions. Vero. E ha detto no, voglio andare alla Juve, e allora si gobbo dentro, c'è storia. Deve avere anche la disponibilità a trasferirti. E guarda, Pedro che è andato in Brasile, tutti hanno criticato la Fiorentina, l'ha gestito male, ma Pedro ha detto io non voglio andare via dal Brasile. Gobbo dentro, certo, c'è chi lo è, c'è chi è così. No, dicevo, però a parte il suo caso, magari effettivamente lui era appunto invischiato in questa gobbaglia ineludibile, però tu come un direttore d'orchestra in una squadra devi creare le condizioni per giocare al meglio, e questo per tutti i giocatori devono essere messi in condizione di rendere al meglio. In una situazione come questa, se Chiesa mi avessi chiesto a me, secondo te io posso andare lontano in questa squadra, gli avrei detto no, vattene via, non alla Juve, ma vattene via, perché in una squadra così non vai molto lontano, perché appunto è un progetto che non è stato pensato bene. Ora, di progetti pensati male, pensati a metà, in Serie A ce ne sono diversi, secondo me, non soltanto la Fiorentina, è quasi tutti praticamente, sì. Curiosamente una squadra che mi ha sorpreso è stata proprio il Milan, perché io l'avevo visti veramente come una banda di raccattati che stava facendo una fesseria dopo l'altra, che aveva buttato 200 milioni in un'unica campagna acquisti per raccattare, non lo so, un pacchetto di chewing gum, nulla, quell'anno vinsero, allenati da Montella tra l'altro, che fu esonerato ovviamente, e altri invece che sembravano molto 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 più, come dire, fondati nelle loro idee, tipo la Juventus di Paratici, che è il direttore sportivo, pensava ma questa è una corazzata inaffondabile. Nel giro di 2 anni si sono incartocciati su loro stessi, hanno mandato via un allenatore, anche perché non potevano più permettersi quel livello, hanno deciso di ripiegare su un allenatore esordiente, perché Pirlo, che allena la Juventus, non aveva letteralmente mai allenato niente prima. Io non capisco, tuttora non capisco, dopo quasi un anno di Pirlo che allena la Juventus,
come facciano i tifosi fiorentini, che sono così esigenti, a non strapparsi i capelli e tutti i peli che hanno sul corpo, ma come abbiano fatto ad accettare uno che letteralmente non ha mai allenato niente. È un dato di fatto, cioè se tu vuoi vincere, vuoi rimanere al top, non puoi metterti in mano uno che non ha mai allenato niente. Come noi ci arrabbiamo che doveva venire De Rossi, ma giustamente ci arrabbiamo, perché De Rossi non aveva mai allenato niente. Tra l'altro era ancora giocatore all'epoca, quindi non aveva neanche cominciato a prendere il libro Come diventare allenatore per dummies. Cioè, di che si parla? Misteriosamente, quindi, quella corazzata che sembrava inaffondabile, in realtà, chiaramente, ora loro si illudono, ma non ce la fanno a vincere lo scudetto anche quest'anno, se lo devono scordare. Quindi sarà una partita tra l'Inter e il Milan, forse, o magari una squadra outsider che salta fuori se l'Inter comincia a prendere cantonate, o se si fa male Lukaku, perché se si fa male Lukaku hanno chiuso bottega. Però il punto secondo me più interessante, vorrei un pensiero da voi, non è tanto che non è riuscita a vincere lo scudetto, ma che gli innesti che aveva fatto per riuscire a fare la differenza in Europa non hanno funzionato. Questi grandi investimenti, anzi, che poi di fatto Ronaldo ha adombrato tutto con la sua classe, con la sua maestria, intorno non è cresciuto nessuno. Io mi domanderei un po' anche questo, dove pensa di andare un po' la Juve nei prossimi anni in Europa? Non in Europa, evidentemente. Non in Europa, sì, comunque è una cosa che ho sempre pensato, che questo fatto di Ronaldo abbia un po', diciamo, inaridito tutte le risorse che aveva la Juventus, che si è concentrata sul grande giocatore, ma in realtà Ronaldo faceva differenza al Real Madrid, ma perché nel Real Madrid c'era Benzema, c'era Bale, c'era Modric, c'era uno storico di giocatori che magari non erano al suo livello, ma erano un pelino sotto, cosa che la Juventus non c'è. Tu che dici, Miri? Sì, ti dico, sicuramente Ronaldo è stata una mossa di marketing geniale, perché quello sì, quello sì. Hanno fatto veramente un colpaccio da quel punto di vista, proprio dal punto di vista dell'immagine, perché hanno dato l'idea appunto di essere una squadra che a livello europeo, ma poi penso che a livello anche di mercato, anche semplicemente di conoscenza del marchio, no? Ormai si parla di questo, no? Del brand della Juve in Cina o in Africa, le magliette vendute, vabbè, e questo è stato un successo di sicuro. Tant'è che ho visto tanti ragazzi, altra nota un po' amara, di Firenze con la maglietta di Ronaldo, pur essendo comunque della Fiorentina, però aveva la maglietta di Ronaldo, della Juve. Però dal punto di vista tecnico effettivamente non ha portato, nonostante abbia fatto uno sfracello di gol, perché di fatto credo in pochi anni, non so, quante, 3 anni, ha fatto quasi 100 gol nella Juve, una cosa incredibile. Quindi in realtà è stato un successo anche da quel punto di vista, ma effettivamente ha un po' risucchiato come un buco nero tutte, cioè anche un semplice fatto. Facciamo vedere le statistiche delle punizioni, no? Che lui si ostina a tirare e fai conto in questi 3 anni ne ha battute una cosa come ma 70, sono andate tipo neanche un gol, 69 volte sulla barriera. Ecco, anche il fatto che uno come Ronaldo aveva in squadra, che ne so, Pjanic, e non gli faceva tirare le punizioni, la dice lunga sul fatto che appunto questo personaggio è pesante, ecco, da sostenere una squadra. È la prima donna per antonomasia, molto differente da quello che sono altri giocatori grandissimi. Per esempio Ibra e Messi non sono altrettanto accentratori, cioè lo sono in altra maniera, ma più positiva. Ronaldo è un po' negativo da questo punto di vista. Sì, sì, no, hai reso bene l'idea, anche io la penso così, cioè lui probabilmente a livello umano non è una persona che, come dire, come Ibrahimovic fa tutto il vanaglorioso, parla di se stesso in terza persona, roba del genere, perché tutti quelli che ci hanno giocato dicono che lui è un'ispirazione per tutti, ha sempre una parola per tutti quanti, quindi diciamo da un lato sembrerebbe essere uno sportivo che si integra bene nella squadra, però di fatto sul campo questo non succede, succede il contrario, succede che
diventa o un punto di riferimento imprescindibile oppure una palla al piede. Comunque dovrà rivoluzionarsi un po', perché l'età della squadra della Juve è parecchio avanti, non è una squadra giovane. In questo vedo molto bene l'acquisto di Chiesa, hanno fatto molto intelligente, giovane, che sa giocare bene in fascia, sa attaccare, corre, fa questi strappi di velocità. È stato un acquisto molto interessante. La difesa va rimessa, lo zoccolo duro praticamente tutta a fine carriera. Che tra l'altro è la difesa della nazionale. Io penso, come c'era Sarri, che alla fine ha finito la sua esperienza a Juventus perché non riusciva a portare nessuna novità, perché loro comandavano questi giocatori e facevano il loro gioco. Alla fine può darsi anche Pirlo alla Juve, non serve tanto dirgli cosa fare, loro fanno questo e basta. Però probabilmente ci sarà da avviare un nuovo ciclo anche all'interno di casa della Juventus. A quel punto forse si vedrà anche un po' questo, se questo Pirlo ha veramente delle doti particolari come allenatore oppure no. Sicuramente la Juve non farà le scelte allenatore che ha fatto la Fiorentina, se sono sicuro. No, ha una PIL per cui può prendere degli allenatori più interessanti. Fiorentina di fatto è già retrocessa, perché non ha più la PIL di una importante società di Serie A. Se un giocatore sceglie Fiorentina è perché ne ha già scattate due o tre di altre opzioni. Quindi noi ormai ci si confronta alla pari, ci si guarda negli occhi con Benevento, Spezia, Parma, Crotone. Quindi tecnicamente siamo già retrocessi, quindi dobbiamo ricostruire tutto. E quest'anno di pandemia forse è l'occasione buona per rifare un po' un riesame di che cosa vogliamo essere per i prossimi anni, anche perché il calcio è una vetrina importante per la città, per l'Italia stessa. In Europa è uno degli sport più importanti, ha un circuito intorno veramente importante, penso alla prima azienda italiana, e per le giovani generazioni, come diceva anche Emilio, i punti di riferimento di questi ragazzi sono questi atleti. Quindi è importante fare calcio, è importante farlo bene. Questa è la cosa che mi dà noia, che non si faccia calcio, non si faccia sport, che sia tutto una cosa in mano ai procuratori, che soltanto un gioco da fare e basta. I procuratori, ragazzi, hanno demolito tanto. Cioè, in questi anni, purtroppo, la cosa che fa arrabbiare è che da Firenze, in maniera purtroppo anche casuale, sono passati degli atleti incredibili, perché, a parte, vabbè, Chiesa, che è un signor giocatore, ma per dire, è passato Salah, un giocatore mostruoso, e ci è sfuggito dalle mani nel giro di 6 mesi. Io mi ricordo che la gente aveva perso la testa per Salah in quei 6 mesi. C'era il lampredottaio fuori dallo stadio che faceva il panino Salah, per dire, no? Quindi a Firenze per accendere la passione basta veramente poco. Cioè, per dire, oppure anche dei giocatori che avevano delle potenzialità incredibili, ma probabilmente per vari motivi, tipo Ilicic, non si sono riusciti a esprimere, oppure vabbè, la lista è infinita di giocatori molto forti tecnicamente, però o sono andati via per loro volontà, o e purtroppo, come diceva Alessio, la città ha perso la squadra ha perso il fascino, e in questo momento, sebbene mi addolori il cuore dirlo, ma noi facciamo un campionato diverso dalla Juventus e da quelle altre lassù. Sì, il campionato di chi non vuole morire, diciamo così. Ed è un gap, è un gap molto ampio. Cioè, non lo recuperi con questa estate, li fai mettere la dirigenza, li cambi un po' i giocatori, ti giochi la Champions League o tu vai in Europa. Cioè, è un gap, come diceva Emilio, che ti costruisci con tanti anni, con un bel progetto. Sicuramente la Fiorentina era parecchio indietro da decenni su tante tematiche, vedi centro sportivo, vedi organizzazione societaria. Da anni, gli ultimi anni, hanno demolito tutta la squadra, quindi Commissa ha preso un rottame in mano,
non ho avuto il tempo iniziale per rimetterci, solo fare dei piccoli aggiustamenti, ma nulla di che. Qui su Facebook girava una foto di Dunga, ti chiede, è lo stadio? E infatti, guarda, volevo dire una cosa, poi tanto lo stadio è cavallo di battaglia di Emanuele, però volevo solo fare un commento, una foto che ho visto su Facebook di Dunga, che si faceva la foto addirittura un po' in bianco e nero con un bambino lì all'uscita del centro sportivo di fronte allo stadio. In verità da dire, ma in tutti questi anni, da Dunga in poi, hanno continuato a giocare in quei quattro campini nel parcheggio di cemento sotto e quattro container dove gli uffici della società? Purtroppo la risposta è sì. Quindi, al di là... praticamente preciso per chi non è di Firenze, di fronte allo stadio, cioè di lato insomma, ci sono i cosiddetti campini, cioè i campi dove si allena la Fiorentina, si è sempre allenata, però sono campini abbastanza piccoli, non credo neanche che abbiano la dimensione di un campo regolamentare, perciò loro, se vogliono allenarsi su un campo a forma di campo, devono andare allo stadio, cosa che tra l'altro spesso fanno, attraversano la strada e si allenano allo stadio vero e proprio. E quella è anche la sede societaria, ma come sede societaria è veramente striminzita, cioè poco più di effettivamente poco più di 3-4 container uno davanti all'altro, non sono proprio container, però dà un po' l'impressione di prefabbricato, diciamo così, non è che sia costruzione di qualità, chiamato l'architetto, lì hanno chiamato l'architetto quello dei bagni pubblici. Però volevo rispondere un pochino a Francesca riguardante al discorso dello stadio. Dice, a che punto siamo? Siamo a questo punto. Allora, chiaramente c'è stato tutto, tutte le puntate precedenti le lasciamo un po' perdere. L'ultima, come dire, invenzione del sindaco è stata questa. Facciamo come comune lo stadio in qualche modo rinnovato coi soldi del recovery fund, praticamente gran parte coi soldi del recovery fund, più altri soldi che conta di racimolare da investitori, eccetera, eccetera. E questo progetto lui vorrebbe chiamare, fare un concorso di architetti famosi che dovrebbero, come dire, risistemare un po' lo stadio che c'è, coprirlo, avvicinare le curve, fare dei cambiamenti anche sostanziali che sono stati anche approvati tra l'altro dal Ministero, e fare una sorta di grande operazione di rifacimento complessiva. C'è un problema però che ha il sindaco, cioè che lui non può pensare di fare lo stadio nuovo della Fiorentina senza la Fiorentina. Cioè la proprietà, quindi il nostro presidente, deve dire sì, ok, se fate questo stadio ci sto anch'io, ci metto magari dei soldi, ci investo e soprattutto giocheremo in questo stadio che voi ci costruite. Ma invece i segnali che sono arrivati sono segnali di chiusura, sono segnali di dire basta, io con questo stadio non voglio averci niente a che fare, perciò o ne costruisco un altro da un'altra parte con i soldi miei, ma si parla di tanti soldini, oppure chiaramente posso dire me ne vado. C'è l'opzione, l'exit strategy, la Comexit, me ne vado e vi lascio nei guai dove ho trovato praticamente. Vivendo al primo tizio che passa, che se la vuole prendere per qualsiasi motivo, e vi saluto a tutti, perché non mi fate fare gli investimenti che vorrei fare. Ora, lasciamo stare le valutazioni di Tizio, di Caio e di Sempronio, di che cosa ha fatto e che cosa non farà, perché sennò ci mettiamo una vita e annoiamo chi ci ascolta. Chiaramente la situazione è questa, quindi tu non puoi fare lo stadio della Fiorentina senza la Fiorentina, è ovvio, anche se c'hai i soldi per farlo. Ma uno stadio di calcio senza squadra di calcio non c'ha senso. E quindi questo è il grosso dubbio. Ciao Elena. E questo è il grosso dubbio praticamente. Che si sta a fare? Cioè, in che direzione? No, ma la domanda da porre sarebbe questa. Ma sì, quanto valore aggiunto dà uno stadio
all'aspetto calcistico? Soprattutto qui si parla non tanto di ristrutturare o non strutturare uno stadio, no, ma soprattutto uno stadio di proprietà, dove la Fiorentina è proprietaria e non paga l'affitto al comune. Questo è un po' anche il tema di fondo, quindi come hanno alcuni club. In effetti, tu guardi a Udine, stadio di proprietà, l'Udinese lotta regolarmente per la salvezza, e grossi introiti non ne fa in più. Anzi, hanno dovuto mettere le sedie di colore diverso perché allo stadio non ci va nessuno. No, questa è bellissima, questa cosa, e va spiegata per chi non la sa. Lo stadio di Udine ha messo i seggiolini di colore diverso perché da lontano sembrano persone vere, sembrano sagome di persone, e invece non è così, sono sedie colorate in modo diverso, ed è una cosa buffissima, perché è come se avessi messo i tifosi finti, perché sai che non ce li avrai mai veri, cosa che è vera, tra l'altro. È una tristezza unica. Stadio di Udine, ragazzi, andrebbe studiato. Sì, il primo stadio concepito per sapendo che non ci sarà gente, è geniale. Bellissimo, bellissimo. Sì, il Dacia Arena. Poi ci sono stadi ancora peggio rispetto a Firenze, perché lo stadio di Venezia è 4.000 posti. Ho capito, ma Venezia sta in Serie B. Sì, è stato anche tanti anni in Serie A, avrebbe le potenzialità per starci in Serie A. Chiaramente lì c'è da domandarsi che senso abbia uno stadio su un'isoletta nella laguna quando puoi farlo tranquillamente a Mestre. Sì, in effetti. Ma quindi ci vanno in barca allo stadio? Sì, c'è vaporetta apposta per le partite. Bellissima sta cosa. Sì, è vero. No, ti immagini, ma anche sostenibilità, c'hai 5.000-6.000 persone ti vanno allo stadio, una Venezia già ingolfata dai turisti, e mangiano, bevono, con il rischio anche di inquinamento, che è uno dei rischi di poca sostenibilità che ha Venezia. Ci sono delle cose che vanno un po' ripensate di questi impianti. Ora, prima di mettere il dito al Franchi, buttavo giù, va fatto un altro per forza. Insomma, ci sono anche tanti altri impianti che vanno proprio ripensati come location, come struttura, come tutto, insomma. Ma scusa, Alessio, ma te saresti quindi per continuare ad andare a Franchi o provare ancora a rimetterlo a posto? Guarda, io sinceramente sono un po' in difficoltà a darti una risposta, perché vorrei vedere, ecco, concretamente quali sono un po' le alternative vere, perché poi finora di tante cose parlate, tante erano un po' vicoli ciechi, tipo Mercafield, di vedere effettivamente quello che è possibile fare. Ora, Emma è molto più preparata a risponderti di me, perché per esempio il documento che ha fatto il Ministero su quello, gli interventi si possono fare o non si possono fare, Emanuele lo conosce molto bene. Posso dire che una volta durante una partita c'era Emanuele, abbiamo fatto una foto, io che metto la mano dentro la colonnina di cemento e la passo da parte a parte perché era completamente bucata. Quindi no, lo stadio Ma Franco io non ha quasi quasi bisogno la di rattoppi. cerco la Non ha bisogno foto. di rattoppi lo stadio Franco, ha Non se me bisogno la riesco a purtroppo mostrare perché di veramente essere bellissimo. completamente ricostruito. I bagni sono fatiscenti. Oh, i bagni, mamma mia, i bagni Io sono una sono cosa. stato allo stadio di Bologna, anche lo stadio di Bologna ha bisogno di una ristrutturazione profonda. La maggior parte degli impianti in Italia è così. E Eh sì, serve invece tanti paradossalmente soldi. buttano giù San Siro. Alla fine l'unico che lo rifaranno sarà San Siro, e io ci sono stato, ahimè, purtroppo a vedere Italia-Svezia, e di cui sappiamo Nulla come è andata a così. finire. No, la Pausini fu ancora più drammatica, mi sa, come risultato. A No, posto. no. No, quello che volevo dire è che alla fine San Siro era uno dei migliori, eppure a Milano sembra si siano messi d'accordo per insomma, sistemare Milan e Inter in due stadi diversi. Perché così, diciamo, rende di più. Beh, Sì, e lì hanno tanti insomma. soldi, ragazzi. A Milano girano tanti soldi. Purtroppo, non lo so. Purtroppo
E è così. Beh, Milano poi urbanisticamente ha sempre avuto il concetto del moderno, del rinnovamento. Nei secoli ha sempre demolito, ricostruito, invece nelle altre città hanno sempre avuto il pensiero di preservare, di mantenere. Non va assolutizzato, perché nessuno qui è del partito del Calesse, però effettivamente dove c'è valore, ecco, bisogna stare attenti a non distruggerlo, a far sì che anche le generazioni future possano goderne. Tra l'altro vi volevo dire questa cosa, Alessio la sa perché gliel'ho già detto, un giorno volevo un parere tecnico sulle condizioni dello stadio, allora ho caricato mio babbo sulla macchina, mio babbo è ingegnere, però c'è un bell'occhio per vedere le cose, lui dice ma bisognerebbe fare un sopralluogo, dice no, secondo me tu capisci tutto anche guardandolo da fuori, abbiamo fatto il giro dello stadio, e lui mi ha detto, dice, il problema qua è che sono saltate le impermeabilizzazioni, perché passa l'acqua e quello è il problema, quindi dovresti fare sicuramente un lavoro di impermeabilizzazione, ed è più o meno l'unica cosa che devi fare, quello è che devi fare. Dice, ma quanti soldi ci vogliono? 10 milioni bastano? Lui ci ha pensato, ho detto, no, 10 milioni non ti bastano, forse 15. Forse con 15 ce la fai a rimpermeabilizzarlo tutto. Tra l'altro lui si ricorda di quando furono fatti i lavori negli anni 90. 15 milioni è più o meno il costo di Duncan, dai. Esatto, sì, se può, affordable. No, vabbè, ma, diciamo che lui si ricorda quando furono fatti i lavori per Italia 90, che fu abbassato il terreno dello stadio e costruito il parterre. E furono fatti anche altri lavori. Un operaio che lui conosceva stava lavorando a questi lavori e diceva che le impermeabilizzazioni erano state fatte in una maniera talmente bestiale che non c'era modo che potessero reggere, infatti non reggono. Quindi i lavori furono fatti male, non so se hanno reimpermeabilizzato tutto, comunque infatti ora i laboratori che stanno facendo di lavori franchi dicono inutile, si faccia la toppi se non tocchiamo le impermeabilizzazioni che sono saltate, se non blocchiamo le infiltrazioni d'acqua. Certo, perché l'acqua ti entra, ti passa da dentro, è inutile che la chiudi da fuori, non è mica da fuori che ti arriva. Quindi c'ha delle situazioni effettivamente gravi questo stadio. Al tempo stesso, però, mio padre dice, ma se tu lo copri, se tu perdi il corpo d'occhio, perdi tutto il senso architettonico che Nervi gli ha dato, allora a quel punto decidi cosa vuoi fare. Se intervieni, lo cambi per sempre e gli dai un senso completamente diverso. E se lo vuoi preservare, mi dispiace, devi costruire da un'altra parte, perché chiaramente devi basarti su che cosa significa preservare. Preservare vuol dire mantenere intatto lo stesso valore architettonico, che potrebbe anche essere un discorso interessante, perché uno potrebbe dire, ma io non valorizzo semplicemente preservando, valorizzo appunto valorizzando, aggiungendo cose positive e rendendolo magari migliore. Noi non sappiamo che cosa possono disegnare questi architetti. Immaginate per esempio la facciata di Santa Maria Novella, prima non c'era. Santa Maria Novella era una chiesa gotica, la facciata rinascimentale è stata fatta dopo. Se si fossero detto, come infatti si dice per San Lorenzo, no vabbè dai, lasciamola così, è così che l'hanno voluta fare, chiaramente ti troveresti che tu devi lasciarlo così com'è. Ha detto che Alessio è un po' di parte quando dice lo stadio Franchi, perché abita uno sputo dallo stadio e quindi ci va più. Ma infatti guarda, io mi sono reso conto che andresti? Io andrei anche se lo facessero a Montecatini, senza problemi. Dicevi, Emilio? No, che sentendo i commenti degli ascoltatori sulle radio, molti mi sono reso conto che sono legati proprio affettivamente al Franchi, e anch'io lo sono. Per esempio, dalla curva ferrovia mi piaceva tantissimo guardare la partita vedendo Fiesole davanti, per me era fantastico, in più anche la torre di Maratona. Però se faccio un discorso oggettivo, io che sono per esempio cagionevole di salute, perché mi ammalo alla prima ventata, prima goccia d'acqua,
per me andare allo stadio significava poi farmi 3 giorni a casa, perché non so quante volte mi sono ammalato ad andare allo stadio, ma non solo quello, è che veramente, a parte i bagni che erano una cosa orripilante, la corsa ai bagni, sì. Rammenti, è un'ondata di mamma mia, a capriccio, in più i bagni degli autogrill, niente a che fare, i bagni peggiori del peggiore autogrill non hanno niente a che fare con i bagni di quello stadio. Immaginate una grande piscina, okay, di immaginati. Ecco, già è più una visione, 10.000 più persone che scendono giù. Ma la Francesca Civitani, ci sono 10.000. Lei c'è mai stata allo stadio? Come? La Francesca Civitani che ha chiesto dello stadio. Sì. Ce l'hai mai portata? No, non ce l'ho mai portata. Allora ce la devi portare, così gli fai vedere anche il fico della Fiesole. Lo so, ma lei abita a Bologna e quindi per il momento non c'è storia, non può venire. No, zona rossa. Zona rossa, sì. Anche il Bologna ha un presidente americano. È vero. Come il Parma. E anche il Bologna sta creando un fronte. Sta creando questo fronte americano della Serie A. Tra l'altro, sì, a questo volevo arrivare perché praticamente ci ha risposto Francesca, no, a Firenze no, ma andava a vedere il Foggia quando era in Serie A, perché chiaramente è mia cugina, per chi non l'avesse capito. No, sì. Ma non ti preoccupare Francesca, guarda, tanto voglio rassicurarti. Molto probabilmente noi il prossimo anno giocheremo a Foggia. Ecco. E anche a Cosenza. Quindi mi sa che sì. No, volevo un pochino farvi vedere e mettervi un po' davanti questa cosa qua. Opla. Quella è la novità di oggi praticamente, no? Cioè il tutto fatto passa che da Zon. Esatto, la Serie A passa dall'essere in mano. No, rimetti lo sfondo. Ok, rimetto lo sfondo. Ok, aspetta che te lo rimetto. Ok, un attimo. Allora, praticamente che è successo? La notizia di oggi è che, giusto appunto, adesso dall'anno prossimo DAZN trasmetterà praticamente tutte le partite, quasi tutte, insomma. E, come invece era il contrario fino adesso, Sky aveva quasi tutte le partite, ma 3 partite le trasmetteva questa DAZN. La differenza è che, mentre Sky trasmette col satellite, trasmette, quindi ci vuole la parabola e tutti questi orpelli. DAZN è una piattaforma di streaming come può essere Netflix, come può essere Prime Video, eccetera. Quindi non necessita di particolari cose. Ed è incredibile che io ho trovato un sacco di persone a lamentarsi di questo fatto. Dice, adesso non si vedrà più nulla. Io incredulo, scusate, ma per voi è più semplice mettere una parabola sul tetto, fare un buco nel muro per far passare il filo, avere questo decoder che è tipo una cosa sacra, non si può toccare, se provi a girare una vite sei dannato per l'eternità, poi il momento stesso che tu disdici se lo riprende è guai a te se non glielo ridai, cioè un casino pazzesco, e poi Sky costa tantissimo, tra parentesi, mentre invece DAZN no. Perché no? Cioè, Netflix ti va bene, ma una piattaforma di streaming che manda il calcio, no. Questa cosa non l'ho capita, onestamente. Spiegatemela, io non so che ci sono stati molti problemi con DAZN, credo. Io ragazzi, in questo settore qua sono molto poco competente, perché io il calcio ultimamente lo sto guardando ormai in siti pirata, streaming russi, rumeni, sto imparando un sacco di lingue. Però, ecco, sì. Però francamente so che DAZN ha dato un sacco
sacco di problemi, cioè che si bloccava. Ma in realtà qui c'è l'abbonato da Zon, Alessio è abbonato da Zon. Sì, a parte una volta e mi hanno addebitato l'abbonamento due volte. C'è qualche momento che funziona un po' meno, però devo dire che la qualità delle riprese è buona, è fatto molto bene. E poi ho imparato a seguire, cioè fatto, a me non dispiaceva il fatto che c'erano solo tre partite, perché mi guardavo un po' le partite che c'erano, mi sono seguito un po' la Serie B, tra l'altro devo dire che alcune partite erano anche molto interessanti, e poi mi sono guardato anche qualche altro sport. Mi sono guardato un po' di pugilato, mi sono guardato un po' di rugby. Sinceramente, per uno sportivo, questa cosa è anche bella, perché tanto vedi c'è il mondo là fuori oltre il calcio. Altro tema di cui magari dovessi parlare è che il calcio in Italia, cosa ne pensi il calcio in Italia? Pensi che il calcio in Italia abbia fatto così, abbia fatto un rigo e abbia cancellato gli altri sport, che praticamente sono passati tutti in secondo piano, invece ne sono tantissimi molto belli, il ciclismo, il nuoto, il basket, la pallavolo, la scherma. Tra l'altro la pallavolo, la scherma sono sport che si possono seguire sia in versione maschile che in versione femminile. Perché invece... a Firenze ci sono due squadre di pallavolo femminile. Sì, e una davanti a casa mia. E una davanti a casa tua. E non sono neanche male perché sono tutte e due di Serie A. E la prossima volta, Ema, guarda, fai una bella diretta con due delle tue amiche appassionate di calcio e farle parlare sul calcio femminile e sugli sport femminili, perché sì, devo prima trovare due amiche appassionate di calcio, perché non è facile trovarle. Perché quello che vedo e che mi sta dando molto noia è questa di varietà di genere che c'è nel mondo sportivo, dall'episodio della pallavolista che non gli hanno pagato lo stipendio perché aspettava il bambino, al fatto che nel calcio le maternità tuttora non sono riconosciute. Però diciamo, nel discorso calcistico femminile è più losca la cosa, è molto più grave, perché bene o male nella pallavolo femminile più o meno diciamo è riconosciuta esattamente come quella maschile. Certo, c'è, cioè, gli hanno negato la mensilità, tutto quello che ti pare, però comunque lei era professionista. Pallavolo, il calcio femminile non credo sia ancora considerato professionistico. No. E inoltre, insomma, ci sono tanti sport in cui come dire, lo sport, il corrispettivo femminile non ha niente da invidiare a quello maschile. Pensate a tutti i tipi di atletica. Pensate alla scherma, noi siamo fortissimi nella scherma. Il sottosegretario allo sport e adesso Valentina Vezzali, che era una campionessa di Fioretto. Lei era già stata ministro del governo Berlusconi. No, ministro non lo so. In realtà lei, che viene considerata berlusconiana di ferro, non è mai stata con Berlusconi, era con Lista Civica. Scelta Civica, quella di Monti, e tra l'altro quando Scelta Civica ha deciso di allearsi con Forza Italia, lei ha lasciato il partito ed è entrata nel gruppo misto. Quindi, ah. No, forse è stata considerata così da Berlusconi, sì, di Ferro, per la famosa, lo sketch da Bruno Vespa, sì. Sì, io da lei mi farei anche toccare, quella famosa scenetta che poi sì, è rimasta. Vabbè, però insomma, magari... avrà avuto anche lei, come tanti italiani, un abbaglio. Sì, è vero, dal 2016-2018 il gruppo misto, in precedenza era stata Scelta Civica. Sì, no, ho controllato, a me non c'è mai stata in Forza Italia. Sembrerebbe di sì, ma in realtà non c'è mai stata. No. E appunto se n'è andata quando il suo partito ha scelto di allearsi con Forza Italia, quindi evidentemente non è che avesse tutta questa voglia di Berlusconi e berlusconismo. Però probabilmente in quel momento sì, in quel momento magari era presa come tanti italiani da questa figura. Comunque purtroppo il calcio femminile, Manu, è considerato, cioè c'è proprio un discorso di genere nel calcio femminile, cioè è considerato il calcio in Italia genere maschile, cioè come se le donne, cosa che negli altri paesi non lo è, perché in America o nei paesi del nord è considerato uno sport così.
unisex, diciamo. Però attenzione, è vero questo, è vero, quindi c'è professionismo anche nel calcio femminile, però va detto anche che gli stadi, per esempio lo stadio dove gioca l'Arsenal femminile, che è una delle squadre più forti a livello europeo, è comunque uno stadio da 4.500 posti, che è considerato uno stadietto, uno stadiettino di una squadra molto provinciale per il calcio maschile, cioè 4.500 posti che ci fai nulla. Eppure è lo stadio dell'Arsenal, lo stadio dell'Arsenal che ha il suo centro sportivo femminile, quindi tutto a posto, per loro va bene, però più di tanto non hanno pensato di farlo grande, quindi evidentemente non è che c'è gli stessi spettatori e conseguentemente non ci girano gli stessi soldi. No. Però è che però probabilmente, essendo la stessa società, dirottano un po' delle valanghe di soldi che fanno sul maschile, le dirottano un po' sul femminile ed evidentemente tirano avanti anche un po' così. Voi che dite? Sì. C'è anche questo da considerare, quindi sì, una condizione diversa, ma non è che riempiano gli stadi. Forse il calcio è uno sport un po', come dire, maschio. No, nel senso che è uno sport che ti trascina verso alcuni elementi di alcuni elementi estremi, per cui le squadre forti, ricche vincono, le squadre povere manco per niente. Il calcio maschile funziona, il calcio femminile molto meno. È tutta una serie di cose che invece in altri sport non ci sono. Per esempio nella pallavolo, se ci pensi, è più godibile la pallavolo femminile di quella maschile, perché almeno vedi la palla. Ma anche la scherma. Anche la scherma. Almeno vedi la palla. Nella pallavolo maschile non la vedi nemmeno la palla. Punto. Chi è che aveva la palla? Credo sia un discorso anche di godibilità. Molti sì. Ho sentito, io insomma a volte mi fermo a leggere un po' di commenti sotto le partite, o anche qui su Facebook, e molti criticano il calcio femminile considerandolo nettamente al di sotto del calcio maschile, come dire, cioè, mentre nella pallavolo i livelli sono assimilabili, nonostante gli uomini abbiano più forza, più potenza, schiacciano più forte, però lo spettacolo è molto, molto di alto livello, mentre invece quello del calcio femminile, soprattutto in certi ruoli, per esempio il portiere, molti dicono, come dire, che non sono all'altezza e che quindi gli sembra di avere uno spettacolo amatoriale. Beh, qualcosa di vero c'è, perché mi ricordo che quando c'è stato il mondiale, cioè bastava che l'attaccante tirasse un po' angolato, era gol, ma garantito, garantito, perché il portiere, la portiera, il portiere sul secondo palo non ci arrivava e non ci arrivava, non c'era versi. Infatti dicevano che 7 metri di porta per le donne erano troppi, volevano accorciarlo, insomma, vabbè. Poi hanno detto no, perché sennò facciamo, ghettizziamo il calcio femminile. Vabbè. Secondo me non era una cattivissima idea, perché d'altro canto se tu non pretendi, ad esempio nella corsa, nei 100 metri, le stesse velocità dagli uomini e dalle donne, perché sai che gli uomini vanno più veloce, allo stesso modo devi in qualche modo prendere atto che probabilmente il fisico della donna più muscolosa di questo mondo non riesce a fare un balzo che riesce a coprire il secondo palo. Inoltre, trovare una donna alta 2 metri, 2 metri e 10 non è così facile come trovare un uomo alto 2 metri e 10, e già non sì, è facile. I portieri li vogliamo tutte svedesi. Ma infatti ce l'abbiamo la portiera svedese noi. A Ostrom, di dov'è? È svedese. Davvero? Un ballino di gol. E l'altra portiera, Stoffenegger, è alta tesina, però è anche più alta della Ostrom, ma anche lei ha preso diversi gol. Sì, la Fiorentina femminile è un altro capitolo triste. Siamo passati dall'aver vinto lo scudetto qualche anno fa all'insignificanza di adesso. Cioè, proprio insignificanti non sono, perché per esempio oggi hanno vinto in trasferta a Verona. Non era una trasferta, ecco, facilissima. Se devo dire una cosa che mi ha deluso un po' della gestione commesso, perché sul resto vabbè è arrivato, era abbastanza fresco, non ci ha capito molto, però effettivamente sul calcio femminile non l'ho capito questo smantellamento. Era una delle poche cose che funzionava,
boom, morti. Ma in realtà, più che smantellare, sono proprio andati via. Appunto. Sono andate via, hanno dato l'impressione queste calciatrici che non volessero più starci, anche calciatrici che erano molto legate alla squadra, tipo la Elena Linari che è fiorentina, o la Guagni che non solo è fiorentina, non solo era capitana della squadra, ma è anche la figlia di quello che ha creato la squadra, che poi è diventata fiorentina. Se te guardi quella cosa che poi Della Valle ha comprato ed ha ribattezzato Fiorentina femminile, Fiorentina Women's, che fa tanto arrabbiare la Sandra perché dice no, Women's è un errore, che è Women, non Women's, no, ma perché delle donne, vabbè. Però onestamente suona male. Praticamente che diceva... quella squadra che poi è stata acquisita della Valle l'aveva fondata il babbo della Guagni, quindi più legata alla squadra di così l'ha fondato tuo babbo, eppure anche lei ha detto me ne vado all'Atletico Madrid con la Elena Linari, con la Bonetti, che era la più forte che avevamo, poi attaccanti che dovevano tanto segnare non hanno segnato, un accidente. No, ci voleva la sorella di Terò. Sì, no, perché Alessio è un tifoso di Terò, non ho capito perché. Sono anche uno dei pochi più sposi a Fiorentina, forse l'unico che ha comprato la maglietta grazie a Emma, perché siamo andati al Gazebino dentro lo stadio, c'era cioè l'ultima maglietta a sconto. Sì, stranamente la maglietta è rimasta invenduta, stranamente. No, mi dispiace non aver comprato l'anno scorso le Boateng. Quest'anno mi comprerò a sconto quella di Max Oliveira. Ogni anno scelgo uno dei migliori giocatori della Fiorentina. Ma non credo che la realizzino la maglia di Max Oliveira. Non credo che... Ma che numero è? Il nome su una maglietta. Ma che numero è? Boh... meno 22, che cavolo, messo un numero assurdo. Vabbè, qualcuno di voi ha visto la partita della nazionale giovedì? Alessio no? Qualcosina, ho visto qualcosina. Ma comunque in generale un po' l'avete vista questa nazionale di Mancini. Tra l'altro stasera c'è la nazionale, l'Under 21 stasera mi sembra. Sì, e domani gioca la nazionale maggiore. Ma come stanno andando? Ora mi scollego, te lo dico. No, non ti scollegare, penso io. No, no, l'ho vista, hanno fatto un bel primo tempo ieri, hanno giocato forte il primo tempo e l'hanno chiusa praticamente 2-0 contro l'Irlanda del Nord. Ora 0-0 con la Spagna, però, in Spagna. Tanta roba, perché le vecchie Under 21 hanno preso delle risolate dalle Spagne passate. Sì, la Spagna è fortissima, quello è vero. Spagna è mostruosa, soprattutto a livello giovanile, fa paura. Sì. E niente, quindi hanno giocato bene il primo tempo, il secondo tempo invece bruttino, hanno iniziato a fare, sai, il giochino tiki-taka da dietro, facendo partire l'azione da Donnarumma che la passava, che ne so, a Locatelli che gli ripassava indietro, facendo anche rischiando di prendere anche dei gol, roba, sì, che se lo fai. Non fa le cose per bene. No, è bravo Locatelli, ma ieri ha giocato malino. Sì, effettivamente, però devo dire, in generale questa nazionale di Mancini mi piace molto, perché ha dato dei valori interessanti, secondo me, cioè non è un cattivo allenatore, ha creato su un bel gruppo, sta cercando, innanzitutto ha cercato di lanciare diversi giovani ma già promettenti, li sta mantenendo, c'ha delle belle idee secondo me calcisticamente, quindi secondo me è una bella nazionale. Lui disse che se avessimo giocato l'europeo l'anno scorso l'avremmo vinto, non lo so, però ci sta sicuramente un bel centrocampo, abbiamo insomma un bel centrocampo che capace di nel primo tempo abbiamo giocato sempre di prima, controllo e passaggio, controllo e passaggio, controllo e passaggio, che tra l'altro è una delle cose che dicevano manca in Serie A, manca la velocità, manca l'intensità, manca il fatto di appunto giocare con una certa intensità, e se tu vedi effettivamente così molto spesso, soprattutto nelle manovre di centrocampo, tu vedi
lentezza, controllo, il giocatore che si gira, guarda chi la può passare. Da dove non stanno a farsi questi problemi, sanno già chi passarla, o comunque sono molto più rapidi nella decisione. Questo fa la differenza tra un gioco lento e un gioco che fluisce. No, no, c'è parecchia qualità. Se pensi, insomma, che comunque non giocavano Jorginho, Barella e Chiesa, sono entrati dopo, insomma, e tanti altri sono, anche Castrovilli per dire era in panca. Ecco, vi voglio chiedere una cosa, ma cosa ne pensate dell'involuzione di Castrovilli, che per me l'anno scorso era un giocatore fondamentale, ganzissimo, vi volevo prendere la maglia, poi non lo so, quest'anno è impaurito, cioè il è diventato un po' più banale. Se la prendo io la maglia. se la vuoi prendere te. Se la prendi tu è brutto segno, vuol dire che è talmente patetico che ti muovi a pietà e compri la maglia di... No, ma per essere un giocatore la cui maglia viene acquistata con l'Alessio deve essere un panchinaro fisso, e Castrovilli non lo è. Volete anche Silva lì, cioè, ma lui non la Fiorentina con ambizione può fare la panchina. Secondo me Castrovilli ha patito il fatto che ha patito la mancanza di un ruolo, cioè non ha avuto, aveva bisogno di un allenatore che dicesse fai questo e fai solo questo, invece ha avuto tutta una serie di indicazioni contrastanti, prima fai questo, poi fai quest'altro, poi fai quest'altro ancora, e lui non ha avuto modo di stabilizzarsi. Poi probabilmente anche lui probabilmente si sarà deconcentrato come tutti gli altri. Forse anche lui si è sentito arrivato e non è arrivato per niente, forse no, anche ma lui questi pensavano li avevano caricati a molla, perché se pensi il Predella non ha mai ammesso che ha fatto uno schifo di squadra e ha sempre detto che si aspettava molto di più, questi erano stati caricati a pallettoni come se fossero una squadra di campioni che doveva andare in Europa, poi si è trovata per 2 anni di fila a lottare la retrocessione. Questi hanno un carattere. Si chiedono chi sono, cioè avranno dei problemi di identità. Poi guarda la differenza, ora se ne parla tra noi, o i tifosi ne parlano, tra loro il tema che viene fuori è che tutti si aspettano, o insomma, si aspettavano molto di più da questa squadra. Se tu senti invece interviste ai giocatori, tutti in preda al panico. Tutti dicono un momento difficile, un momento critico, siamo depressi, siamo giù. Cioè, le aspettative che hanno i tifosi della squadra sono più alte di quelle che hanno i giocatori stessi su loro stessi. Questo è molto preoccupante. E non so se è un aspetto psicologico oppure veramente la qualità manca. Bella domanda. Intanto io mi chiedo cosa ci faccia ancora Pradè in società. Io non l'ho capito, cioè, perché dopo 4 sessioni di mercato in questa maniera, dopo che Prandelli si è dimesso, io mi aspettavo che anche lui facesse un passo indietro, a quanto pare lì nascosto nelle segrete del Franchi, non lo so cosa stia facendo. No, però deve fare una fine brutta, deve essere non proprio... Non è possibile. In confronto allora Corvino, cioè Dio buono, era un genio. Perché purtroppo non c'è il Turchini collegato, adesso direbbe, l'avevo detto io, perché lui veramente è della... Anzi, dato che ci sentirà, questo messaggio è per te Turchini, tu come vedi c'è tanti che pensano che Corvino era molto meglio di Pradè. Può darsi, sai, perché in realtà lui se voleva fare una buona campagna acquisti la faceva anche, magari con i suoi amici, Ramadami e compagnia cantante. Su alcune operazioni, per esempio con Coren, non si possono capire se non alla luce del potere che hanno i procuratori oggi. Perché non è un'operazione che chi può far calcio, alzare il livello di qualità di una squadra, lotta per la successione, ti acquista due giocatori, tu Coren e Marquì, che non servono assolutamente a niente alla Fiorentina di ora, per non parlare di prima che hanno preso Callejon. Sono cose gravissime, ma io non ho ma com'è possibile acquistare giocatori che sono, non sono in grado di scendere in campo, cioè di ambulare, cioè, quindi... Ma non è la prima volta, se ci pensi, no, perché pochi si ricordano, ma io non dimentico
che il buon Pradè comprò un, questa è una cosa comicissima veramente, no? A raccontare non ci si crede, comprò un tal giocatore, tale Ben Oluan, che era talmente vecchio che non solo non giocò mai, ma non si allenò mai, perché non era in grado di allenarsi. Vabbè, Cocorin più o meno siamo lì, l'hanno mandato e a Roma esattamente lì, cioè è recidivo. Allora è una tendenza che tu hai, o c'hai un problema, non lo so, psicologico, per cui a un certo punto ti commuovi per la storia tragica e umana di questo giocatore che non riesce a far più nulla della sua vita e vuoi in tutti i modi dargli una chance, può darsi. Ma questo qua, è, a parte che è letteralmente uscito ora di galera, perché Cocorin stava in, in galera. Sì, era nel braccio della morte. Ed è infortunato da un sacco di tempo, quindi come si spera che possa mai giocare? Non sì, può, ma soprattutto la Fiorentina aveva bisogno di giocatori pronti per salvarsi, non di un giocatore. Il prossimo anno si farà un altro calcio in mercato per cambiare le aspettative. Magari Cocorin non c'entra assolutamente niente per la Fiorentina il prossimo anno. Ora ci voleva in quel momento dei giocatori validi per ogni reparto, perché poi effettivamente quello che abbiamo visto è che le mancanze sono un po' dappertutto nella squadra. C'è il problema in centrocampo, c'è il problema in difesa e problemi di posti d'attacco. E ringrazio al cielo che non si è mai fortunato Vlahovic. Davvero. Se no te prendevi il bandone e lo chiudevi e ti guardavi il crotone negli occhi. Sì, non è mai bello guardare il crotone negli occhi. No. Vieni avanti Crotone. Emanuele, io ti devo salutare, mi vado a riposare. Eh sì, perché comunque è tardino, ora magari noi rimaniamo un paio di minuti perché... Ti ringrazio dell'invito, grazie a te Alessio, ti aggiorna con voi. Piacere averti conosciuto. Ciao Alessio, piacere, ciao buone cose. Ci conosciamo anche dal vivo prima o poi. Ciao Alessio. Ciao. E porteremo la Francesca a vedere i Franchi e il fico della sì, porteremo mia cugina a vedere i Franchi tutti insieme, molto volentieri. Ok. Allora, siamo tra di noi. Sì. Allora, dunque... Parliamo dei Maneskin. Parliamo dei Maneskin. No, ne potrei parlare per ore dei Maneskin, guarda. Ecco, oi. Arrivo proprio mentre Ale se ne va. Buonanotte, sei arrivato tardi. No, c'è i turchi. I turchini. No, c'è. Francesca, faremo un giro per lo stadio, ti ho promesso. Scusa un attimo, ma fai entrare, fa entrare i turchini dentro così a casa. Se vuole, sì. Tipo porta a porta, no? Tipo, presente porta a porta quando c'è il citofono e suonano? Sì, non c'è problema. Se mi dice se mi dice commentando che vuol partecipare, lo faccio partecipare, tanto che problema c'è per lui poi. Adesso faccio la trappola, faccio un argomento di cui Turchini non può fare a meno, perché ci sono tutta una serie di tematiche che adesso stanno trattando gli sportivi perché gli piacciono. Per esempio, ha cominciato Caressa da qualche settimana a rompere le scatole che a lui non piace la costruzione dal basso. Ora, per chi non fosse addentro a questa questione, no, Turchini declina l'invito, vabbè. Va bene, ci organizziamo. Questa costruzione al basso sarebbe praticamente il fatto che tu tieni i giocatori molto bassi, quindi molto vicino al portiere, e cominci a passarti la palla da lì, però presuppone naturalmente il pressing alto dell'altra squadra, perché sennò sei un idiota che giochi palla e gli avversari sono 30 metri più avanti. Quindi sei pressato alto, fai questa costruzione al basso, ti passi la palla così, nella speranza che appunto se riesci a superare la prima linea di pressione ti ritrovi con tantissimi metri di campo davanti, la possibilità di giocare in velocità e arrivare più velocemente. Le statistiche dimostrano che chi fa la costruzione al basso si rischia molto, però in realtà neanche poi così tanto, perché chiaramente giochicchiando di fronte alla porta il rischio è che
ti tolgono la palla e insomma ti segnano e fai la figura del pirla che stavi lì a giochicchiare quando magari potevi fare altro. D'altro canto, forse anche un po'... Ecco, l'altro è appena introdotto un argomento su cui potrei fare subito polemica. E falla, tanto qua che ci... Io non sono niente delle idee del Turchini in questione, quindi dico la mia, senza sapere il Turchini cosa ne pensa. Allora, io penso così, che la costruzione del basso va benissimo, la puoi fare, però due cose. Uno, non la puoi fare sempre, perché se c'è il momento in cui ti pressano ragazzi e sei a giocare davanti alla linea di porta, insomma. E due, devi avere i giocatori per poterti permetterti il famoso tiki-taka, perché come diceva il buon vecchio Max Allegri in un'intervista pochi giorni fa, capito? Cioè, se la palla... Da poco questa intervista, sai? Sì, in cui diceva che quando lui era arrivato alla Juve aveva visto che praticamente Buffon aveva toccato la palla più volte di certi centrocampisti, e quindi si chiedeva: ma Buffon, ma è lì per fare il regista? Ha le qualità per fare un ruolo? È anche vero che se lo fai bene, la costruzione da dietro effettivamente ti permette di avere sempre il pallino del gioco e di riuscire, come dicevi te, se superare una linea, poi avere un vantaggio. Sì, Bisogna saperla fare. dunque Allegri l'ha messa in questo termine, ha detto, dice, allora io ho visto che il portiere gestisce più palla del mediano, io sono democratico, decidete voi, volete continuare a fare così? Domenica giocate e vi levo il portiere. Fate un po' voi. E quindi siccome non volevano rinunciare al portiere, evidentemente ho deciso di fare come voleva lui, cioè smettere di far passare tutte queste palle. Quindi diciamo, lui probabilmente non è troppo favorevole alla costruzione bassa, ma non per cattiveria. Ottimo Emilio che cita Allegri. Ma infatti sì, perché... Ma in realtà io sono d'accordo con Allegri, anche se non sono un fan del gioco di Allegri. Ha ragione lui quando dice, prima devi avere i giocatori per fare questa cosa, ma questo puoi estendere questo discorso a qualunque tipo di gioco. Qualunque tipo di gioco che richieda un certo tipo di giocatori, appunto, se hai quei giocatori puoi farlo, ma persino il contropiede, se non hai dei marcatori che sanno marcare bene per fare il catenaccio e il contropiede e degli attaccanti che corrono e che sanno portare il contropiede, è inutile che fai il gioco di contropiede, non sei in grado di sostenerlo. Ma infatti Allegri è uno di quegli allenatori che dice: no, io faccio con quello che mi danno, no? Nel senso, se ho Sì. una caratteristica, ed è intelligente come teoria, è logico che ovviamente i puristi dicono: eh no, tipo, vabbè, chiaramente Sacchi gli va contro, i grandi esperti, diciamo, dei moduli di gioco dicono: vabbè, no, la squadra deve avere un gioco suo e non deve mai, come dire, arretrare di un centimetro da quella sua idea, da quella sua... cioè, sono massimalisti, mentre invece Massimiliano Massimiliano è meno Allegri massimalista. non No, è massimalista. questo è vero, è vero, però anche che straordinariamente, cioè, questi allenatori forti che sanno adattarsi alle situazioni, Allegri, ci metto anche Spalletti. Orazzi, Sì. stanno a casa tutte e due, però, eh. Stranamente stanno a casa tutte e due. Sì, sta a Perché? casa anche Sarri, però, E, vabbè, ma Sarri è appena stato mandato via, si sta guardando intorno. Allegri è 3 anni, quant'è che sta fuori? È 2 anni che sta Ma fuori. Allegri ora a giugno rientra. Spalletti è 3 anni che sta fuori, no? Quant'è? Spalletti, io speravo Due venisse a anni, anche due. Firenze, Spallettone, lo sai, io, ma non tanto per, cioè, veramente io ho bisogno di ridere un po', e a me Spalletti mi fa ridere. No, davvero, io mi scompiscio a sentire Spalletti, perché è veramente mezzo matto. Mi sono recuperato tutte le sue interviste del periodo della Roma con Totti, fa schiantare. Ma a parte quello, è uno che comunque, a parte di calcio, ne capisce. Io lo prenderei più che come allenatore, come direttore sportivo Spalletti, perché è uno che sa. Magari ci ha sempre avuto dei problemi, si sa, notevoli con... sì, giustamente dice, voleva farsi pagare tutto lo stipendio all'Inter. Eh sì. E stare lì a Sì. dar da mangiare alle oche, a Le Certaldo. papere, sì, bellissimo. Sta a Costa Montaglione, sta. immagini per papere, eh? Costa. Perché poi lui vuole il patè di fegato grasso, evidentemente. Sì. Si Ma tratta di... Spalletti, insomma, purtroppo io non lo so, fossi Spalletti, fossi Sarri, non so se accetterei una situazione come quella Viola adesso, eh.
Sì, effettivamente, cioè dipende dalle condizioni dalle promesse che ti fanno. Cioè, se ti dicono, guarda, io voglio te come allenatore, però ti do carta bianca su questo, su quest'altro, il direttore sportivo lo scegli te, sei in condizione di fare determinate scelte, allora uno dice, vabbè, tutto considerato, mi conviene. Comunque, Però ragazzi, io non so. se tu poni un allenatore nelle condizioni in cui si è trovato Iachini, Prandelli, cioè chi ti viene? L'unico che ti può venire è un allenatore alla Pirlo, uno che non ha mai allenato niente, non ha nulla da perdere, tutto da dimostrare. Male che vada, gli può dire, ragazzi, ho fallito lì dove hanno fallito tutti. Poi a Firenze ultimamente gli allenatori hanno sempre avuto questa spada di Damocle di dire vabbè, a giugno comunque si cambia perché cioè, Iachini è venuto sapendo che sarebbe stato provvisorio, Prandelli uguale, non è facile lavorare così, e anche Montella aveva la fiducia a tempo, e non lo so, quant'è che non si punta veramente su un allenatore dicendo è questo e lui è fino, sarà per 2 anni? Ma perché non c'è una società alle spalle che ha un progetto, come dire, sportivo. Se tu vuoi fare le cose a modo, dici, ok, io voglio fare questo, non lo so, voglio estendere il brand perché non mi caga nessuno. Ed è una cosa. Voglio fare una squadra che diverte, è un'altra cosa. Voglio vincere, è un'altra cosa ancora. Decidi in che direzione andare e a quel punto definisci che cosa ti serve e che tipo di allenatore fa per te. Quindi se vuoi un allenatore che ti fa gioco spumeggiante, magari chiami Sarri. Se vuoi uno che ti fa vincere, magari chiami Allegri. Se vuoi uno che riesce a gestire il gruppo in modo ottimale, magari chiami o Allegri o Spalletti e così via, e così via, e così via. Sì. Ma forse è più Spalletti che Allegri, che effettivamente come Spalletti. È vero che da un lato Spalletti ha saputo gestire Totti e tutto il resto. D'altro canto è vero che Spalletti dove è andato ha lasciato spogliatori, come dire, l'uno contro l'altro. Però magari non è stato lui a causarlo, ma lui ha cercato inutilmente di riparare la cosa. Finché c'era lui come tappo, reggeva, poi è andato via lui e è scoppiato tutto. Purtroppo però, come diceva Alessio prima, la verità è che in questo momento Fiorentina è una squadra calcisticamente di Serie B, cioè nel senso che qui a Firenze in questo momento noi possiamo ambire allenatori di seconda fascia, se non di terza. Non a caso gli ultimi allenatori sono stati Montella che veniva da una serie di disastri combinati in mezzo Europa, da Iachini che era un allenatore chiaramente di seconda e terza fascia e Prandelli che era un allenatore finito, cioè che Eh sì, aveva smesso. A Firenze quindi l'UDS che dice agli allenatori: non hai mai avuto una squadra forte così. Oppure se fallisci qui hai chiuso. Insomma, un ottimo modo di mettere a suo agio l'allenatore. sì, Verissimo, è vero, verissimo. ma è Ma questo rientra nel guarda, discorso ma di qui dire cosa sai fare come società. Tu non puoi permetterti di fare un discorso del genere. Decidi che allenatore vuoi. io sono sicuro che se Cines. venisse Guardiola a Firenze ci sarebbero problemi per lui lo stesso, perché in questo momento, Sì. ragazzi, chiunque viene qui è un macinino, è un trita allenatori la Fiorentina. Pagano sempre loro e non paga mai chi invece sbaglia. E purtroppo in quest'ultimo periodo ci metto anche i calciatori, perché io di solito li assolvo sempre, però sono stati veramente degli atteggiamenti. Vabbè, il primo responsabile sicuramente lo sappiamo chi è. E non lo vogliamo più dire, però anche Però calciatori ragazzi, però no, dico Pradei, io non so cosa ci faccia ancora a piede libero, ah, però vabbè, certo, no, lui vabbè. Sì, quello, diciamo, l'aspetto societario è devastante. Io farei veramente piazza pulita anche delle bandiere, e sai a chi mi riferisco. sì, sono d'accordo con te. Perché se stai lì a scaldare la sedia, lascia la sedia a qualcuno che non ha, che insomma, metti su una squadra fatta di persone solide, vedrai che, diciamo, la musica cambia. Giancarlino, ragazzi, si sa bene, Giancarlino è stato un grande calciatore, ha avuto anche degli spunti in passato notevoli, però in questo momento Sì. come dirigente non credo dia Sì, niente alla lui società. dice sempre, ma io sono quello che vi ha segnalato Nedved e Turam, voi non li avete presi, sono diventati grandi. Sì, io
gli rispondo, ma a parte il fatto che non so se è vero, lo dici, ma è anche 30 anni che ci marci su sta roba. 30 anni che ci ripete sta cosa. Sì, ok. E poi anche lì bisogna vedere quanti ne ha segnalati, perché se segnali 100 giocatori in cui c'è anche Nedved e Turam, è già diverso e dire vi ho segnalato Nedved e Turam. Sì, cioè, certo, nel senso, magari ne segnalate altri 100 che in questo momento stanno facendo la fame in Congo. Esatto. Può essere, insomma, può anche essere che sia andata così. Però, insomma, a mio avviso non si può, per questa squadra, non si può pensare di fare a meno di rifondarla partendo dalla società più che dai giocatori, perché tutto sommato la rosa non è neanche così malvagia, qualcosa di buono ce la puoi fare. Ma infatti io non so te, ma la domanda è se al posto di Antognoni ci fosse un altro, siamo sicuri che non scalterebbe la sedia anche lui? Vabbè, che c'entra? Sì, io direi sì, siamo sicuri, perché se tu hai un compito e sei una persona attiva che lo svolge quel compito, vedi che poi ti trovi una cosa fatta. Ma esattamente, se uno dicesse che cosa fa Antognoni nella Fiorentina, cioè una mattina va in ufficio e cosa fa? Spiegatemelo, io non l'ho capito. Non lo so, francamente non lo so. Cosa fa? Ho paura di prendere la gente all'aeroporto quando arriva, che è comunque qualcosa. Perché, capisci, scendi dall'aereo per Firenze, sei entrato nella Fiorentina, ti trovi un campione come Davione Dainelli, dici, cacchio, in che team meraviglioso giocherò. Lo sguardo magnetico di Dainelli. Lo sguardo magnetico. No, manca tanta roba qui, tanta roba, soprattutto a livello societario, tanto alla fine è lì che ti giochi la partita. Ma infatti io devo essere sincero, questo glielo dico sempre quando ne parlo con mio babbo, con mio fratello, spesso gli dico, ma questi soldi dati ai calciatori li spenderei molto più volentieri nei dirigenti, nei talent scout, cioè io cercherei di creare lì veramente uno strapotere, tanto poi, cioè, ragazzi, ma rendiamoci conto che abbiamo buttato dei soldi, ma per me sono incomprensibili appunto gli acquisti, tipo Caglion, 2 milioni buttati così nel... Ma francamente, secondo me, con un po' di intelligenza potresti costruire una società molto più forte, più stabile, più... Cioè, io non voglio dire di ricopiare i modelli soliti, quindi l'Atalanta, la vecchia Udinese, però effettivamente ci sono delle società che sono riuscite a fare calcio in maniera furba. Proviamo a copiare i migliori. Comunque la Fiorentina come primavera non è mai stata così devastantemente schifosa. Il problema è che noi non riusciamo a valorizzare questi giocatori che poi prendono il largo e se ne vanno. Magari ci passano anche per la primavera. Antognoni è un ruolo di immagine che è sottodimensionato rispetto a quello che potrebbe fare. E cioè fare un'immagine più grande. Dai, invece non capisco cosa lo faccia, a parte i compagni giocatori dell'aeroporto, a parte i campini. Beh, li riporta anche dai campini all'aeroporto quando vengono ceduti, probabilmente. giustamente, fa il servizio. Ma sottodimensionato, quello che potrebbe fare. Tutti dicono, perché Antognoni. Ma io, onestamente, tutta questa genialità di Antognoni non l'ho mai vista. Secondo me, con tutti gli anni che lui ha passato in società, tra gli anni che ha fatto con Cecchicori, quelli che ha fatto ora, insomma, tutti gli anni che ha passato, se fosse stato questo genio della società sportiva, ce ne saremmo accorti a questo punto. Io non me ne sono mai accorto, però può darsi che mi sbagli. Ragazzi, ci vogliono personaggi anche un pochino, cioè io non voglio ora far godere troppo i Turchini, che so che è un estimatore, mi hai detto, di Pantaleo, però effettivamente riguardando col senno di poi quello che Corvino ha fatto con zero, perché questo era il budget che gli veniva dato negli ultimi anni quando c'era lo smantellamento della valle, tanta roba, ok, in maniera molto losca, appoggiandosi a procuratori abbastanza sui generis, però ha fatto il massimo, e per una società come la Fiorentina riuscire a puntare su tanti giovani, di cui alcuni se ne perdono le tracce, però riuscire a trovare qualcuno che poi ti può far monetizzare, può essere uno dei modi per andare avanti e per riuscire veramente a
se lo fai bene, a far partire un circolo virtuoso che poi ti può portare a competere con le grandi, se lo fai bene. Perché di fatto l'Atalanta ha fatto questo in questi anni, ha venduto un sacco di giocatori, che tra l'altro molti dei quali non hanno reso fuori quasi nessuno. Se ci pensi, ha venduto Caldara, Conti, ma una quantità di ragazzi italiani che erano promettentissimi e che poi hanno fallito. Vabbè, nel Milan che sì, che è andato bene, però insomma, quanti ne ha dati in giro di pacchi? Molti. E sono scommesse comunque. Comunque sono scommesse. Diciamo che... Senso, il vecchio sistema della Fiorentina di avere un giocatore, magari slavo, che finiva in Itch, che appunto poi veniva dato via a peso d'oro, perché spesso ce li pagavano delle cifre, se pensi a Nastasic, gente che non aveva dimostrato niente, che veniva appunto, di fatto rifondava e alimentava questo circolo e poteva funzionare, ha funzionato, e in questo momento invece noi, da quando è tornato Pradè, ci siamo persi e abbiamo iniziato a puntare su giocatori anziani, spesso senza preparazione fisica, cioè Caillon, io mi ricordo una partita, lo chiamarono in campo, sembrava non volesse nemmeno entrare, come dire no, lasciatemi qui perché oggi non mi va. Con la copertina sulle ginocchia. Sì, ragazzi. Vabbè. No, ma lui comunque potrebbe dare più di così, sicuramente, però diciamo che siamo in una situazione, diciamo. Comunque, io vorrei chiudere, però volevo anche una parola su questo argomento. Ecco, concordo con Emilio sul Corvino, anche se il Corvino attuale non è proponibile a certi livelli, ma il concetto alla base del suo operato per la nostra dimensione è corretto. Ma in effetti è proprio questo, Turchini, il problema è che noi credevamo con l'arrivo di Rocco che uno come Corvino non fosse più adatto a una società per le ambizioni che noi ci figuravamo che avremmo avuto. Volevamo un DS arrembante, certamente non volevamo Pradè, parliamoci chiaro, che ha lasciato tutto interdetti quando uscì, arrivò a questo, ha detto vabbè, chi lo sa, magari, chi lo sa, in fondo effettivamente il 2012 fece bene, in realtà non era tanto lui, era quell'altro che fece bene, vabbè, poi l'ha dimostrato infatti quando quell'altro se n'è andato è rimasto solo lui. Quindi certo, noi siamo stati contenti che Corvino se andasse, perché appunto Corvino in quel momento era sinonimo di bassa classifica. Pensavamo, via lui, arriva uno. Infatti si erano fatti dei nomi eccellenti e forse qualcuno è stato anche veramente contattato, anzi sicuramente. Gente che poi è andata a fare direttore sportivo altrove, tipo Massera. Infatti guarda, Manu, a me la cosa che preoccupa di questa situazione è questa, che i nomi grossi che vengono fatti non vengono. E no. Questo è un bruttissimo segnale, perché quando ti rendi conto che, e questo l'ho sentito dire anche a diversi intermediari di mercato, l'altro giorno ne parlava anche Brovarone lì, che è una vecchia volpe e che sta un po' in retroscena, dice purtroppo il commisso ne ha chiamati tanti di personaggioni e non è venuto nessuno. Ma questo adesso o 2 anni fa? Anche adesso. Insomma, a questo punto inizia a chiedermi, forse c'è qualcuno forse che inizia a farsi avere dei dubbi. Mirabelli. Forse qualcuno ha dei dubbi anche ormai sulla vera forza della società di Rocco. Io non lo so. Io Potresti appena arrivato Rocco ero contentissimo. Dove vuoi andare? 2 anni che dice non fai nulla. È vero anche che lui potrebbe replicare, ma io tra Nicker e Nacker ho speso più di 200 milioni. Non è colpa mia se il direttore sportivo è riuscito a sputtanarli tutti facendo una squadra che per 2 anni su 2 rischia di retrocedere. Cioè, comunque diciamo il monte ingaggio che lui paga, lo paga lui. E non è contento di pagare il 7° monte ingaggio della Serie A per essere 14esimi come siamo. Quindi indubbiamente c'è stata una dispersione di risorse. E se fossi lui direi basta disperdere le risorse, utilizziamole in modo più proficuo. E quindi se te non sei in grado, chiamiamo qualcuno che è in grado. Ma comunque non vorrei rimanere troppo su questo discorso e vorrei concludere sul discorso che ti dicevo, che accennavo prima, quello della,
della, non di diretta De Otta, di DAZN, che praticamente entra al posto di Sky, di fatto prende il posto di Sky, quindi il, lo streaming prende il posto del satellitare, che è stato per ma 30 anni praticamente sinonimo di pay TV in Italia, perché già Teleplus era satellitare, quindi c'era la differenza in qualche modo razziale tra chi aveva il satellite ed era una razza a sé stante e chi povero Cristo non ce l'aveva, era un povero stronzo e quindi doveva andare a casa di chi ce l'aveva o la partita non la vedeva, perché chiaramente senza satellite, senza parabola non c'era verso di vedere alcunché. Poi c'era qualcuno che c'aveva la parabola ma non c'aveva l'abbonamento, però in qualche modo lo fregava con qualche decoder strano, lo captava, non lo so. Adesso invece è diventata una cosa diversa. E ho notato una cosa stranissima, una resistenza a DAZN veramente immotivata. Cominciano a girare articoli che dicono beh, DAZN adesso alzerà il costo a 30-35 euro, perché più o meno questo è i soldi che ti fa pagare Sky, anzi di più. Ma in realtà non è così, perché DAZN ora come ora costa, ecco, c'erano le schede scadute di Teleplus riprogrammate per vedere gratis, riprogrammate da persone come te, Turk, smanettoni che lo sanno fare. No, dicevo, in realtà DAZN costa ora 9,90, però in Germania, dove adesso già manda il calcio, costa circa 12, quindi non si vede perché dice no, lo faranno a 30-35, cioè loro non lo sanno, perché DAZN non ha ancora detto l'anno prossimo pagherete tanto, però tirano un prezzo altissimo che è veramente fuori mercato per una piattaforma di streaming, perché nessuno ti chiede 30 euro. Netflix costa 11, Prime costa anche meno, non si vede perché dovrebbe costare così tanto, fuori mercato assolutamente, però, però chiaramente loro lo dicono. Chissà perché tutta questa questa paura di DAZN che arriva e che fa? Fa lo stesso che faceva Sky, trasmette... Forse non è paura, forse è proprio che, insomma, che qualcuno, insomma, gli ha guastato, diciamo, le uova nel paniere, ecco. Perché qualcuno voleva... Che magari qualcuno aveva interesse ci fosse sempre Sky. Cioè, quando crolla un gigante come Sky, cioè, insomma, questa è roba grossa, Non è che crolla, hanno fatto scelte societarie, manageriali, di non puntare più sulla Serie A. O magari non puntare sul calcio, perché vedo che anche altrove DAZN sta comprando il calcio dappertutto. Sì, ma forse è una strategia ben precisa di Sky, non lo so. Sono abbastanza impreparato su questa questione, devo essere sincero. Sapevo tutto sui Maneskin stasera. Sapevo tutto sui Maneskin, se vuoi. Ma guarda, io la farei una diretta sui Maneskin, anche perché mi sono comprato il disco, me lo sono sentito, me lo sto sentendo uno continuamente tutti i giorni e potrei parlarne a lungo, devo dire la verità. Bene. Sky alla Champions, l'Europa League, la Formula 1 e il MotoGP, punto su quello. Ma sì, può anche darsi che loro puntino su quello e lanciare il campionato che ritengono un pezzo meno pregiato, un prodotto meno pregiato a DAZN. Ma per le squadre italiane è l'unica cosa che puoi vedere, perché noi in Champions duriamo poco, in Europa League pure, Formula 1 facciamo schifo, MotoGP non ci appartiene più. Sì, poca roba. Qualcosa. Vabbè, quindi diciamo è strana questa cosa, però c'è anche questo e vabbè. Comunque, allora, io direi che diciamo l'ora è abbastanza tarda, se no si rischia di sforare e poi non ci guardano nei giorni successivi che dicono un'ora, due ore e mezza, no, cioè, non ho 2 ore e mezza da perdere su questa cosa qui. Vabbè. Va bene. Allora, senti, io ti saluto, ti ringrazio moltissimo. È stato un piacere, come sempre. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti. La settimana prossima, settimana santa, non lo so se farò dirette come le ho fatte in questa settimana, penso di no, penso che ci saranno dei cambiamenti, però ho diverse idee in mente e magari
magari qualcuna vi piacerà. Quindi, buonanotte a tutti e ci vediamo presto. Ciao. Ciao, ciao.